ben ritrovati a tutti gli amici del pianeta del nuoto. Ringrazio la Radinante del Florenzia per la hospitality rinnovata alla nostra redazione. Per me è questo è il decimo campionato, di cui, a parte l'anno del problema tecnico dove non andai perché non volevo sottostare alle rigide regole, comunque Matteo Restivo tinge di oro la casella Radinante del Florenzia, vince l'ottavo titolo dei 200 d'orso consecutivo, 7 su 8 li timbra Stefano Ballerini seduto nella mia piastrella, nella mia panchetta, in tribuna tifosi tra i ragazzi che abbraccio tutti. Un po' li sento già miei, compreso, ricordo, il titolo televisivo europeo in quelle di Glasgow, per cui Matteo Restivo, dottor, doc, come l'ha chiamato la federazione, doc, Matteo Restivo, uno di noi sempre per la vita. E allora è unita al nuoto già quasi stellare, perché in questo penultimo acchito, il prossimo sarà il Sette Colli a Roma, dove verranno stilate le ultime classifiche per i mondiali di Fukuoka, gli europei juniores e le universiadi, ma noi siamo già a buon punto. Manca qualche cosina che credo ovviamente verrà messa a punto a Roma, la piscina del Foro Italico. Matilde Biagiotti, Sara Curtis, Viola Scotto Di Carlo, le ultime bellissime scoperte al giovanile femminile, la Radinante Florenzia che timbra il quarto posto a livello italiano tra le società civili, non è team militare, il reparto maschile arriva al sesto posto. Se la signorina Matilde Biagiotti, che abbraccio, bacio in fronte, mi stringo, dopo la medaglia dei 200 stile libero a sorpresissima, fosse riuscita nella sua bellissima estrema gioventù a gasarsi e non, uso un termine improprio, acquietarsi, probabilmente la Rari, potendo aver sperato di averla mandata perlomeno tra le prime tre, quarta nelle altre due gare, 150, sicuramente la Radinante sarebbe salita sul terzo gradino. Ma comunque va bene perché è un passaggio, e come sentirete poi il professor Vergnani dare i giudizi finali di questo campionato di società italiano primaverile di Riccione, è un bene perché ovviamente poi tutto deve essere di stimolo, la Matilde deve ricarburarsi, pulire i tubi di scappamento, mettere a posto i cilindri, una pulitina al carburatore, e a Roma ne potremo vedere davvero delle belle. Per cui noi abbiamo deciso, io ho deciso, per ringraziare la federazione da cui ho ricevuto i complimenti, la massima collaborazione, il massimo rilascio, vedrete transitare in questa ora di nuoto tramite il grande apporto di Enrico Milano di là dal vetro, che rivedo dopo una settimana, le centinaia di fotografie che Dipubmedia ci ha messo a disposizione come credit, che andranno ad intervallare le mie parole. Allora, assoluti Unipolsai 2023, tutti i risultati, le classifiche, le gare, gli eventi andati a referto. E allora, si era cominciato il giorno prima l'apertura ufficiale con i campionati italiani di nuoto di fondo, 5.000 e 3.000 metri, e l'avvisaglia era stata quella giusta. 6 medaglie toscane, 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi, con la Ginevra Taddeucci che vince la 5 km assoluta, lei di Lastrassigna. L'oro della 5 km juniores a Eva Lenzi Idrosport Campi Bisenzio, bronzo alla sua compagna di club Maria Vittoria Suisola nella 5 km assoluti maschili, l'argento per Matteo Diodato Aquatics Livorno, nella 3 km 2010 argento per Sofia Biagi Idrosport Campi Bisenzio, per cui avevamo iniziato il primo rush in maniera assolutamente
positiva avevano parlato immediatamente le forze nuove, quelle che saranno le forze futuri, anche parlando di lunghe distanze. Per cui questo era stato l'inizio, noi eravamo appena arrivati, dico e anticipo il commento totale che i qualificati per i mondiali di Fukuoka totali adesso sono 13, 5 sono i pass toscani, per cui siamo quasi al 50%, Foppe Dibero ricordarvelo, Simona Quadarella, Niene, 800 stile libero e 400 stile libero, per cui sono, qui c'è una dupla, io non ho contato, 14. Marco De Tullio, Aniene, 400 stile libero. Lisa Angiolini, una delle nostre, 100 rana e 4% mista. E allora andiamo a 15 pass. Mi era sembrato che il 13 non fosse il numero giusto in questo caso. Lisa Angiolini, 100 rana e 4% mista. Alberto Razzetti, 200 farfalla. Sara Franceschi, Fiamme Gialle, Livorno, Aquatics, anche per lei, due pass personale, 400 misti e 200 misti. Arriviamo a Leonardo De Plano, carabinieri Aniene, ma lui nato a Firenze, per cui toscano, 50 esplosivi, stile libero. Thomas Ceccon, 100 dorso e 4% mista. Federico Poggio, 100 rana e 4% mista. Niccolò Martinenghi, 100 rana, 4% mista. Arriva il nostro Matteo Restivo, Radinante Florenza, lui carabinieri, attenzione, bisogna trattarlo con rispetto il ragazzo, 200 dorso. Benedetta Pilato, Fiamme Oro Aniene, 50 rana. Margherita Panziera, Aniene, 200 dorso. La staffetta 4% mista, maschile e femminile. Per cui questo è il totale che i tecnici italiani andavano cercando. Gli assoluti Uniposai primavera di nuoto, come da tradizione, fungono, sono valsi come crocevia per le Olimpiadi mondiali ed europei e anche le Universiadi, insieme all'appendice estiva, l'ultimo riporto che sarà il trofeo Sette Colli di Roma, per i mondiali che si svolgeranno in Giappone 23-30 luglio di Fukuoka. Si qualificano i vincitori delle finali che ottengono il tempo limite nella colonna A, i secondi classificati se ottengono il tempo limite nella colonna B della tabella a loro dedicata. Nelle batterie dei 400 stile libero, Gabriele Detti chiudeva davanti a Gregorio Paltrinieri 3:49:12 per il livornese dell'esercito in sport rane rosse allenato da Stefano Morini 3:49:29. Cominciamo il racconto per Super Greg. Dopo essersi allenato per molti anni insieme all'amico Gabriele e il tecnico Morini, è passato alla guida di Fabrizio Antonelli, avvicinandosi anche al mondo delle acque libere. Non sapevo se spingere fin da subito o controllare un po', spiegava Gabriele. Questa mattina, nella prima mattinata di gare, sono stato contratto fino ai 200 metri, poi mi sono sciolto e un buon punto di partenza in vista del pomeriggio, dove anche lui avrà dovuto spingere. Ho ripreso a divertirmi e questo è molto importante. Da tempo non notavo i 400 stile libero in questa maniera, commenta invece Super Greg Paltinieri. Ho tirato abbastanza per prepararmi anche agli 800 e 1500. Tutto questo è in funzione dell'estate che sarà bella impegnativa. Ancora non so se disputerò la finale, mi consulterò col mio tecnico Fabrizio. Un po' a sorpresa, ma con merito, Lisa Angiolini, 28enne dei carabinieri Virtus Convento, allenata da Gianluca Valeri, che dopo aver terminato questa prima rush della prima giornata sentiremo con i tecnici. Grazie Valerio della disponibilità di essere stato ai nostri microfoni. Tocca prima di Arianna Castiglione e Martina Carraro nel 100 rana, che la vedono al comando per 1:06:58. Al mattino in genere faccio fatica a carburare, chi è che non fatica a carburare la mattina con sveglia intorno alle 6? Va bene. Il passaggio veloce ai 50 rientrava proprio in un cambio di strategia, sorride soddisfatta Lisa. Sono scaramantiche, non voglio pensare troppo alla finale che poi arriverà. Arianna Castiglioni, Fiamme Gialla, team in Subrica, è subito dietro, 1:06:81. Allenarmi con Martina Carrara è uno stimolo, credo, per entrambe, dice Arianna.
insieme a Carraro e seguito da Cesare Casella. Mi sento finalmente bene, con una grande voglia di combattere. Martina Carraro, Fiamme Azzurre, quarta nel ranking provvisorio, è il mio 14° campionato assoluto qui a Riccione. Prosegue Martina, è sempre bello tornare qui e gareggiare, spero sempre al massimo. La batteria è stata semplice nel pomeriggio, la musica sarà stata differente. Nei 200 farfalla, Giacomo Carini allenato da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, per le Fiamme Gialle e Vittorino da Feltre, precede il primatista Federico Burdisso, portacolori di Esercito e Arielle a nuoto, che si allena con Claudio Rossetto al centro federale Freccia Rossa di Ostia. Carini toccava 1:56:15, Burdisso dietro 1:57:55, uno dei migliori tempi nuotati al mattino. Esulta Giacomo alla fine, sono felice e motivato, poi lo vedremo anche a livello del pomeriggio, bisognerà e avrà poi spinto molto per prendere medaglia. Ho fatto quello che dovevo, commenta sereno Federico, ho iniziato una nuova vita dopo aver finito l'università negli Stati Uniti, bravo di qua e altrettanto bravo di là, mi sto allenando ad Ostia con coach Rossetto, sono sempre molto motivato, il record è di 1:54:28 stampato a Budapest, chiude la mattinata Leonardo De Plano, il nostro Leonardo De Plano, nato a Firenze, tantissimi anni a Prato, poi approdato ovviamente all'Aniene, che stabilisce il miglior tempo dei 50 stile libero 22:14 e con questo vola direttamente in Giappone. Ho nuotato facile, anche se speravo in un crono leggermente più basso, dice il fiorentino di Carabinieri Aniene, allenato da sempre da Sandra Michelini. L'obiettivo è centrare poi nel pomeriggio la qualificazione ai mondiali, che sarà messa poi agli archivi. Allora, la rilettura della prima mattinata di batterie, poi passiamo alle prime interviste. 50 dorso, la batteria, Michele Lamberti, Fiamme Gialle, Team Gun, 24:97, 800 stile libero, serie lente femminile, Emma Vittoria Giannelli, Darien Hunter Florenzia, una dolcezza di ragazza, bravissima, 8:45:37, 400 stile libero maschile, Gabriele Detti, Esercito in Sport, lui livornese, lo chiamavano Bimbo Detti, ora è cresciuto, il bimbo è un caro ricordo e una battuta, al livornese, 3:49:12, 100 rana, Lisa Angiolini, Carabinieri, Vittus Buonconvento, una delle nostre toscane, 1:06:58, 200 farfalla maschili, Giacomo Carini, Fiamme Gialle, Cam, Vittorino da Feltre, 1:56:15, 400 misti, Sara Franceschi, Fiamme Gialle, Livorno, Aquatics, eccoci, 4:45:22, 50 stile libero, Leonardo De Plano, Carabinieri, Aniene, Firenze, 22:14. Andiamo a vedere subito le prime interviste all'Oria. Cominciamo, chiedo a Enrico Milano, fammi un accenno, Luca Valeri per Lisa... No, voi da che cosa vuoi cominciare? È in diretta. Dimmi te come le lanciamo, non è un problema. Va bene, allora, Valeri, Cesare Butini, Marco Menchinelli, Marco Bonifazi e poi anche Marco Marsili o il giorno dopo, mercoledì, giusto? Stefano Franceschi, sì, giusto, era in seconda linea. Via le interviste realizzate in un rumorosissimo stadio del nuoto affollatissimo in quel di Riccione. Grazie, linea alla regia. Grazie. Allora, Gianluca Valeri, l'ho presa al volo, Virtus Buonconvento, Lisa Angiolini da 5 minuti si è messa al collo la medaglia d'oro, la prima medaglia d'oro di questa prima giornata dei campionati. Cosa c'hai nel cuore? Ti batte? Ma sì, perché poi è la prima sua medaglia d'oro, perché lei, nonostante abbia vinto un argento agli europei recentemente nel 2022 a Roma, non aveva mai vinto un titolo italiano né a livello giovanile né a livello assoluto, quindi è proprio una prima assoluta. E poi il fatto di aver fatto ovviamente il tempo per i mondiali è tanta roba. L'unica, le due cose si completano, per cui assolutamente mi sembra siamo a quattro che hanno staccato il tempo per i mondiali, una è la tua. Non ho fatto il conto, non le seguo. Anche noi ci siamo persi su Insta la Stampa. Persi anche noi, però dai, insomma, intanto ci siamo. Buon completamento, buon proseguimento, ci vediamo nei giorni prossimi. Grazie. Complimentoni, grazie. Saluta Lisa. Salve.
velocissimi, fine della prima giornata. Cesare Butini, in sala stampa ci siamo persi, 5 pass per Fukuoka, un po' di più, ora andremo a verificarli, cosa è andato, che cosa non è andato, contento o deluso, aspettavi altre cose? No, io devo dire che come inizio è più che soddisfacente, i ragazzi hanno dimostrato un ottimo impegno, soprattutto a coronamento di quello che è il nostro lavoro delle società. È il primo giorno, ovviamente non si può fare il bilancio, però ovviamente si è partiti col piede giusto. Buoni risultati, buoni anche da parte dei giovani, e su questo siamo veramente contenti. Anche dei buoni segnali della 4% si libero dalle ragazze che sono coinvolte nel progetto, e quindi io spero che il tempo limite della staffetta venga ottenuto per Fukuoka. Devo farti una domanda forzata, ahimè, come hai visto Lorenzo Zazzeri alla prima vera gara negli ultimi 3 mesi? Lorenzo Zazzeri ci ho parlato prima e gli ho detto che è un ottimo risultato, perché 2 mesi fa non l'avremmo neanche ipotizzato questo. 22-24, che è lontanissimo dal suo miglior tempo, ne siamo coscienti, però è un rientro importante, è un terzo posto che penso darà fiducia. Lui sa che lo aspettiamo fino a giugno. Bene, grazie per la prima puntata. Marco Menchinelli, lo ritrovo dopo Firenze. So che è dura, ma fare un bilancio alla prima giornata è difficile, qualcosa di buono, qualcosa... Qualcosa sempre di buono. Molto buono, molto buono, ecco, sei soddisfatto. Un movimento sia nella rana femminile che nella velocità maschile, nei quattro stile. Insomma, sono decisamente soddisfatto. Parecchi ragazzi hanno già fatto i tempi per gli Aero Junior, si sono riconfermati, e quindi questo vuol dire che il percorso è stato fatto bene ed è un processo di crescita corretto. Da Firenze a oggi qualcosa di meglio? Sì, decisamente. Sì, decisamente. È passato quasi un mese, per cui tanto lavoro accumulato. E poi soprattutto la fase di scarico, quindi di avvicinamento alla gara importante, quindi io sono per oggi soddisfatto. Quindi aspettiamo che questo trend continui nei prossimi giorni. Cosa ti aspetti nei prossimi 4 giorni? Dove vorresti vedere il botto? Vorrei che finalmente ci sia un buon livello nel delfino femmine, perché a volte insomma lì siamo un pochino carenti, e quindi mi auguro che il delfino ci regali delle belle soddisfazioni. Non ti disturbo altro, è inutile parlare in previsione di quello sarà. Ci vediamo fra qualche giorno e tariamo un altro punto di vista. Grazie, buon lavoro Marco Menchinelli, nuovo responsabile del settore giovanile. Allora, Marco Bonifazi, prima giornata andata agli archivi, io ho messo a referto 7 medaglie toscane con 3 ori. Da Firenze a oggi cosa hai visto di meglio, cosa hai visto di peggio? Tutti sono soddisfatti, per cui miglioramento da Firenze a oggi? Insomma la squadra si sta muovendo bene, le punte stanno rispondendo, sono contento soprattutto per Zazzeri che ha fatto un 50 già importante, e soprattutto importante per lui, per il suo morale, si sta riprendendo molto bene. Beh, vediamo, siamo solo all'inizio e la prima giornata è sempre un pochino più frenata, ma io penso che nei prossimi giorni avremo delle belle soddisfazioni. E già diceva Butini, con già più di qualche passe per i mondiali, già la prima giornata è tanta roba, no? Sì, sono importanti, perché poi quelli danno fiducia ai ragazzi, alla squadra, però insomma ce ne aspettiamo di più, ce ne aspettiamo ancora, ma arriveranno, sono fiducioso. Grazie, ci vediamo i giorni prossimi per un altro punto di vista. Grazie a Marco Bonifazi. Allora, per ultimo Stefano Franceschi, babbo di Sara, una delle 3 medaglie d'oro della prima giornata, che ha rimpolpato il bilancio toscano, 7 medaglie. Che giornata è stata? Che animo hai? Sara, com'è andata? Ti è piaciuta? Una giornata super per quanto mi riguarda. Oltre a Sara, che ha fatto il tempo di mondiale, il tempo di valore internazionale, anche Alberto Lazzetti, che allora io ha fatto un grandissimo due delfino, e anche Matteo Ciampi. E anche Matteo, sì, che era partito forte, poi gli è mancato gli ultimi 25 metri. Giusto, e poi insomma è stato un po', comunque è stato un bel 400 stili di alto livello anche questo. Una giornata super per quanto mi riguarda, 2 su 3 hanno fatto già il tempo per i mondiali. Proseguo, vediamo cosa succede in questi giorni, speriamo bene. Senti, ho parlato con Cesare Butini, Marco Bonifazi, tutti contenti, siamo solo alla prima giornata. 5 o 6 già i passi per Fukuoka, qualche giovane ha già timbrato il tempo
per gli europei un movimento che si è evoluto positivamente da Firenze a oggi, è passato meno di un mese. Sì, da Firenze ad oggi, da Firenze eravamo veramente nel pieno della preparazione, il movimento è cresciuto, il movimento nazionale italiano è cresciuto tantissimo, quindi fa ben sperare per il futuro, anche i giovani ce ne sono tanti, hanno fatto 10 giorni fa i criteri, alto livello in basket, si devono confermare in basca lunga, però un grandissimo risultato per il nuoto italiano. Bene, buon lavoro, primo giorno andato, poi ci rivediamo fra qualche giorno e tiriamo il bilancio. Grazie. Ciao. E allora, prima seconda parte, andiamo a rileggere, risaliamo leggermente, parliamo della prima giornata delle finali. Si nuotava sull'onda lunga dei successi azzurri, già 6 pass staccati, acquisiti alla fine della giornata di apertura agli assoluti Unipol-SAI, che sono ancora, perché poi arriveranno altre 4 giornate da nuotare, allo stadio del nuoto di Riccione, stra esaurito, continuano le gare, in programma era la giornata delle finali e dunque si cominciava con Silvia Scalia, primatista italiana di 50 dorso, vice campionessa europea a Roma 2022, che ottiene il miglior tempo dei suoi 50 dorso 28 e 06. La lombarda di Fiamme Gialle Aniene, allenata da Matteo Giunta, non è molto abituata ad inseguire, ma nella mattinata era stata costretta a farla da Costanza Cocconcelli. Fiamme Gialle Azzurra 91, partita meglio che chiude secondo in 28-18. Ecco poi Federico Burdisso, il campione del mondo e d'Europa con la 4% mista bronzo olimpico dei 200 farfalla, che dopo aver finito, ribadiamo, bravissimo l'università negli Stati Uniti, si allena ad Ostia con Claudio Rossetto per l'esercito e Aurelia nuota la quarta delle 6 batterie, delle 6 corsie delle varie finali nel pomeriggio e timbra il miglior tempo generale 23-58, il record italiano di Thomas Ceccon 22-72, Budapest 2022 il limite per Fukuoka era 23-10. Sensazioni in previsione sono molto buono e Thomas, assente nella batteria dei 50 farfalli, si concentra sui 100 dorso e ferma il cronometro 54 e 31. Il tempo per volare in Giappone era di 53 e 74, non molto lontano da quello firmato, ma conoscendo le sue potenzialità, la prestazione è in linea con il periodo e quindi il crono non può essere di rilievo, spiega il primatista, campione del mondo e d'Europa, allievo dell'allenatore dell'anno Alberto Burlina, diamante puro della nazionale di Fiamme Oro e Leo Sport. Allora, vediamo ai risultati delle finali della prima giornata, poi sarà spazio ad Alberto Burlina, coach di Ceccon, premiato dalla federazione, c'è uno special fotografico a lui dedicato, e poi con l'arrivo al Palazzo dello Sport, allo stadio, di Andrea Pieri. Allora, le finali prima giornata, 50 dorso junior, vince Cristian Bacico di Centro Nuoto Recuaro 25-80, secondo del signore Aniene 26-03, Candeloro Ferrara Nuoto 26-27. Le finali, ricordo, hanno presentato prima lo junior, poi la finale B e poi la finale A. 50 dorso maschile con Ceccon 24-93, Michele Lamberti 24-95, Simone Stefani 25-15, gli 800 stile libero la serie, Simona Quadarella 8-21-14 va direttamente a Fukuoka, Noemi Cesarano seconda, Giulia Gabrielleschi prima medaglia toscana della manifestazione Fiamme Oro nuotatori pistoiesi, si comincia con un bronzo per lei, per cui qui cominciamo a contare le medaglie, vi abbiamo già detto qual è poi, qual sarà stato il computo finale, 400 stile libero maschile junior Griffante, Mao Alessio Alessandri, i 400 stile libero invece maggiori, quelli della senior, Marco De Tullio 3:44:69 qualificato per Fukuoka, Matteo Lamberti 3:46:03, Matteo Ciampi esercito Livorno terzo, la seconda medaglia
di bronzo, 100 Rana Junior, Gorlie, Arianna Orlandi, Tirrenica Nuoto, che io avevo conteggiato come argento, ma poi mi dicono che gli junior hanno corso sulla scia dei risultati messi a segno la settimana scorsa nelle categorie giovanili, per cui ritraggo l'argento che avevo voluto calcolare, non importa, a pari merito con lei, Sofia Polverini, rane rosse, 100 rana femminili. Allora, questo è il primo oro che portiamo a casa, lo andiamo a segnare in modo che poi non ci sbagliamo in questo racconto. Seconda, e allora la Lisa Angiolini, 1.06.18, la spinta via a Fukuoka anche lei. Martina Carraro, 1.06.37, Adriana Castiglioni in Subrica, 1.06.38, 200 Farfalla Junior, Palmisani, Lucarelli, Linti. I primi tre, 200 Farfalla Maschili, sempre verde ma è ancora giovane, Alberto Razzetti, Fiamme Gialle, Genova Nuoto, My Sport, 1.54.98, anche lui già salito e qualificato per Fukuoka, e bravo, e dunque Alberto Razzetti, secondo Burdisso, terzo Carini, nei 400 misti femminili vince Sara Franceschi ed era il secondo oro di giornata, con la Franceschi che stampa 4.35.98 e prende il primo pass per Fukuoka 2023, seconda la Cusinato, terza la Pirovano, 50 stile libero junior, Ballarati, Candelà, Grecucci, l'arrivo dei primi giovani tre, 50 stile libero maschile, arriva Leonardo De Plano, terzo oro della prima giornata, 50 stile libero, nuota in 21.89, altro pass staccato per Fukuoka, Alessandro Miresti, il campione del mondo, è secondo, terza posizione per il, diciamo a questo punto, quasi del tutto recuperato a grandissimi livelli Lorenzo Zazze, d'Esercito, Radinante Florenza, che continua a stupire in quanto poco tempo si è riuscito a rimettere da una situazione addirittura pericolosissima per la stessa vita di Lorenzo, perché nessuno sa che cosa sia successo veramente a Lorenzo. Io e Paolo Caselli e ovviamente i familiari e tecnici lo sappiamo, il grande pubblico no. Lorenzo Zazzeri ha rischiato addirittura la vita. Pertanto, terzo posto, 22-24, medaglia di bronzo. La 4% stile libero chiudeva la prima giornata. Carabinieri, 3.38.73, record italiano di società, con Paola Biagioli che tornava con un gran tempo per i Carabinieri e si piglia l'oro di giornata anche lei, nuotando la prima frazione 55-42, Giulia D'Innocenzo 54-66, da Toma 54-77, Silvia Di Pietro 53-88, secondo l'Esercito, terzo le Fiamme Gialle. E dunque la prima giornata l'abbiamo mandata al referto. Dopo, prima delle premiazioni delle gare, nella corsia del podio, chiamato Burlina, coach Burlina, allenatore dell'anno 2022, è premiato a lui. Enrico Milano vi fa scorrere la galleria fotografica dedicata dalla fine. Noi alla fine lo abbiamo avvicinato, ecco la voce del grande coach mister Burlina. Allora, un ospite di riguardo, Alberto Burlina, coach di Thomas Ceccone, premiato ieri dal commissario tecnico Butini, l'abbiamo visto con la targa in mano. Soddisfazione, successo, il lavoro fatto bene paga sempre. Adesso dove vogliamo arrivare? Intanto godiamoci questo risultato, questo traguardo, come hai detto tu, è stato ripagato un lavoro lungo quasi una vita, perché sono quasi 14 anni anzi che seguo Thomas, e è stato un onore ricevere ieri questo premio, che effettivamente per due motivi. Primo, perché è stato un anno veramente pazzesco per il nuoto italiano, ed essere probabilmente lo meritavano almeno 10-12 colleghi che hanno raggiunto straordinari traguardi. Quindi essere riconosciuto fra
il migliore tra questi colleghi è veramente un grande onore. Secondo, perché è intitolato Alberto Castagnetti, veronese, veneto come me, e che per noi è sempre stato un grande maestro. Noi ci alleniamo nel centro federale Verona, che è appunto certo. intitolato ad Alberto, per cui è una doppia soddisfazione. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo confermare quello che è stato fatto, vogliamo progredire, vogliamo fare vedere quanto vogliamo anche capire dove Thomas può arrivare con questo talento, con il lavoro, con anche delle consapevolezze nuove, essere sul tetto del mondo in una gara come 100 dorso con un record del mondo ha degli oneri importanti. Un conto è voler vincere o poter vincere, e un conto è dover vincere. Quindi adesso quella sfida è questa, cioè quella di essere all'altezza di questa responsabilità. Ora arriva Fukuoka, poi dietro l'angolo qui in fondo al viale c'è Parigi. Sì. Per cui 1-2. Esatto, Fukuoka è, possiamo dire, una tappa di passaggio fondamentalmente. Nel frattempo con Thomas volevamo sperimentare anche altre distanze. Fino appunto a fine gennaio ha fatto un ottimo 200 stile, la preparazione andava anche in direzione di un 100 farfalla, poi purtroppo un po' di malanni di stagione, un po' anche reiterati, ha un po' intoppato questo percorso. Però la doppia distanza rimane una sfida importante per Thomas, anche magari, perché no, in un futuro anche post Parigi per quanto riguarda i 200 misti, insomma, fondamentalmente. Ok, ad anticipare la disputa della seconda giornata di gara era stato l'arrivo del presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Pieri, che abbiamo immediatamente fermato nella hall dello stadio del nuoto di Riccione. Ecco le sue parole, poi andiamo a dirvi qual è l'albo d'oro del premio Alberto Castagnetti, consegnato ad Alberto Burrina. Linea allo studio ancora per voi, per noi, per tutti, il mio padrone di casa. Grazie Andrea Pieri, presidente vicario in attesa del rientro del senatore Barelli, che ringrazio, saluto e abbraccio, e al contempo ovviamente presidente della RAI in Alto Florenza. Ringrazio lui per l'ennesima hospitality nel buon ritiro dei suoi ragazzi della RAI Nantes e Florenzia. Linea ad Andrea Pieri. E allora allo stadio del nuoto è arrivato il presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Pieri, presidente della RAI Nantes Florenzia. Cosa ti aspetti, cosa vorresti già portare a casa questa sera? C'è un bello scontro a metà pomeriggio. Beh, una cosa ce la portiamo tutti quanti a casa, che è una manifestazione ad alto livello che ha già determinato dei pass per i mondiali in Giappone, quindi al di là delle aspettative che posso avere anche come Rainantes Florenzia, la cosa più bella come movimento natatorio è quello che abbiamo visto, o meglio avete visto in diretta ieri, e che ci accingiamo a vedere anche questa sera. È questa la cosa più bella del nostro sport. Tant'è vero che anche Butini e compagnia cantante già da ieri dicevano però complimenti al movimento, perché da Firenze a oggi si sono viste già tante nuove cose, ovviamente si va in addivenire, ieri era il primo giorno, oggi è il secondo, però i ragazzi grandi, i giovani, perché già ci sono 4-5 pass staccati anche per gli europei juniores, per cui è un movimento natatorio che continua a stupire tutti. Del semi primo bilancio in casa Rani, che cosa dici? Oggi corre la Matilde, c'è uno scontro, ma non è la gara sua di Matteo Restivo con More e con Ceccon, perché la gara vera sono i 200, però per adesso ci possiamo dire soddisfatti. La Matilde corre. Allora, i nostri ragazzi fiorentini a livello giovanile stanno correndo, lo hanno dimostrato anche nelle ultime manifestazioni, perché la nostra società è arrivata negli juniores secondo posto a livello italiano, quindi possiamo essere molto soddisfatti.
a livello dei ragazzi più grandi abbiamo ritrovato, direi, un Lorenzo Zazzeri, perché ieri ha dimostrato di essere in un crescendo di soluzione, di situazione, e io credo che questo ragazzo sia un po' anche l'esempio per quello che ha sopportato, che ha subito, per il passato che ha avuto nei mesi scorsi e per quello che sta dimostrando. La Matilde, l'Irene e tutti gli altri ragazzi stanno crescendo, come ha detto giustamente il commissario tecnico. Da Firenze ad ora c'è stato un bel progredire, Firenze è stata una tappa importante, è stata una manifestazione che ha rappresentato, non dico un percorso intermedio, ma il trampolino di lancio per questi assoluti, per i 7 colli che poi ci sarà, e poi auguriamoci di averne tanti di questi ragazzi direttamente in Giappone. Ok, allora ci lasciamo qui perché è inutile precorrere cose che arriveranno, ci vediamo nei prossimi giorni per stilare poi un consuntivo provante su tutta la manifestazione. Buon lavoro, grazie di essere qui. Grazie a voi e buon lavoro a voi, perché ne abbiamo bisogno del vostro buon lavoro. Grazie Andrea, a presto. Grazie Lira, che torna alla regia. Tornando e ringraziando Andrea Pieri, torniamo perché dobbiamo fare una gallery dell'Albo d'Oro, i finalisti del premio Alberto Castagnetti quest'anno, consegnato appunto ad Alberto Burlina. 2014 Stefano Morini, finalisti Fabrizio Bastelli e Gianni Leoni. 2015 Stefano Morini, finalisti Matteo Giunta e Emanuele Sacchi. 2016 Stefano Morini, finalisti Alberto Antonelli, Fabrizio Antonelli e Claudio Rossetto. 2017 lo stesso Morini, finalisti Giunta e Minotti. 2018 si invertono le cose, Cristian Minotti, finalisti Morini e Satta. 2019 finalmente il premio a Matteo Giunta, finalisti Minotti e Morini. 2020 non assegnato per quel vecchio solito problema. 2021 Antonelli, finalisti Alberto Burlina e Marco Giovanni Pedoia. 2022 Alberto Burlina, finalisti Fabrizio Antonelli e Marco Giovanni Pedoia. Allora ricordo di Alberto Castagnetti, l'ex direttore tecnico delle nazionali a cui è intitolato la piscina, il centro federale di Verona. Alberto nasceva a Verona il 3 febbraio 1943, da atleta ha partecipato ai giochi olimpici di Monaco 1972 e ai mondiali di Belgrado 1973, inoltre conquistava numerosi titoli italiani con le varie staffette e si piazzava secondo nei 100 stile libero del campionato assoluto di Napoli 1969, diviene commissario tecnico della nazionale di nuoto ininterrottamente dal 1987 alla prematura scomparsa avvenuta il 12 ottobre del 2009, ha allenato campioni del mondo del calibro di Giorgio Lamberti, Roberto Gleria, Marcello Guarducci, Giovanni Franceschi, Domenico Fioravanti, Massimiliano Rosolino che saluto, ci siamo incrociati molte volte, forse è l'unica freccia che mi è mancato al mio arco di Riccione, Emiliano Brembilla e Federica Pellegrini. Grazie alla sua conduzione l'Italia del mondo arricchisce il medagliere olimpico con 4 oro, 2 argenti e 7 bronzi, divenendo così come una delle più rilevanti potenze mondiali. Alberto Castagnetti nel 2013 è stato inserito nella Hall of Fame nel nuoto, con sede a Fort Lauderdale in Florida. Ringrazio, scorrendo sempre, lo ricordo, Giorgio Scala della DBM di Blue Media che ci dona tutte le foto regalate per le nostre trasmissioni. Allora, andiamo a vedere quello che sono i risultati della seconda giornata, i podi, cioè con Poggio Martinenghi, come detto, vanno a Fukuoka, per cui assolutamente da ricordare. Allora, Bosca Rozzanette Laman, 50 dorso junior femminili, 50 dorso femminili, prima batteria Silvia Scalia, Costanza Cocconcelli, Federico Atoma, i 50 farfalla junior Momoni, Candelà della Morte, 50 farfalla maschili Burdisso, Ferraro, Izzo, 50 farfalla junior Di Maggio, Pica, Sant'Ambrogio, 100 farfalla la prima serie Bianchi, Viola di Scotto di Carlo e l'avevo nominata Giulia Di Innocenzo, 100 dorso junior Lazzari, Barbotti, Rosa, 100 dorso maschili Ceccon, Lamberti,
Lorenzo Mora che vince i 100, poi nei 200 torna in vasca il dottor Restivo, gli dà una spinterellina, gli dice in un orecchio: Lorenzino, ho deciso di lasciare da parte lavoro, master e quant'altro, fino a Parigi nuoto io, se vuoi ci andiamo insieme. La medaglia d'oro dei 200 d'orso è di Restivo per dispersione. Poi lo stesso, devo dire, lo stesso Lorenzo Mora, e lo ringrazio, l'ho visto abbracciarsi con Paolo Palchetti e Fabrizio Verniani, per come, e ho sentito anche qualche parola, non ero vicinissimo, gli ha fatto i complimenti per come questo meraviglioso duo tecnico della Florenzia sta gestendo questi anni di nuoto da primo della classe dei 200 d'orso, Matteo Restivo. 200 rana junior, Savoldi Crepaldi Branca, i 200 rana femminili Carraro, Lisa Angiolini, arriva la medaglia d'argento per la ragazza della Virtus Buon Convento, terza la livornese Sara Franceschi che prende il bronzo, andiamo a segnare di bronzo anche Sara Franceschi, in modo che poi dopo chi vuole andare a ricontrollare quello che ho detto può andare a sincerarsi. 100 rana junior, Mantegazza, Grandini e Giamberini, 100 rana maschili, Poggio, a cui qui c'è un errore ricorrente perché manca la O, Poggio, Martinenghi, a sorpresa Cerasuolo, 200 stile libero junior, Sama Zanin, Emma Giannelli della Rarinantes Florenzia, che qui andiamo a segnare il rosso. Come detto, ero convinto che le junior potessero avere una premiazione, ma sono già state tutte premiate a livello di categoria. 200 stile libero femminile, Simona Quadarella, ecco qua lo squillo, ci siamo commossi tutti, l'argento di Matilde Biagiotti. Nei 200 stile libero la Quadarella segna 1.59.41, la Matilde bellissima e bravissima 2.00 netti, Giulia Vetrano Torino 2.00.24, medaglia d'argento storica, la prima per Matilde Biagiotti, che si guadagna la chiamata per i campionati europei juniores e forse anche per le universiadi, vedremo quale sarà la scelta per lei. 4x200 stile libero maschile, canottieri Aniene, De Tullio, Bertoni, Mosconi, Sarpe, secondo l'esercito, terzo il gruppo sportivo Fiamme Oro. E allora alla seconda giornata i qualificati di Fukuoka erano Simona Quadarella, ripeto, poi mi ripeterò, ma bisogna aggiornare, abbiamo deciso di riviverlo passaggio per passaggio, risultato per risultato. Simona Quadarella 800 stile libero, Marco De Tullio 400 stile libero, Lisa Angiolini 100 rana, Alberto Lazzetti 200 farfalla, Sara Franceschi 400 misti, Leonardo De Plano 50 stile libero, Federico Poggi O, perché va aggiunto la O, 100 rana, Nicolò Martinenghi 100 rana, De Plano nei suoi 50 stile libero. Grazie ancora alle tante fotografie a cascata di Giorgio Scala, perfettissimo, ti ringraziamo tutti. Allora andiamo a sentire chi ci manca per la puntata della seconda giornata. No, arriviamo a domenica per trovare Marsili, dico bene? Perfetto, allora faccio scorrere le foto della seconda giornata per andare a trovare quella della terza, batterie della terza giornata. Eravamo a metà percorso, 9 passe mondiali nelle prime due giornate degli assoluti Unipolsai allo stadio del nuoto di Riccione, cresce di quantità la squadra azzurra per Fukuoka 2023 e c'erano ancora 3 sessioni, mattutina le batterie, poi la finale e le due finali delle ultime due giornate, a cominciare quella del pomeriggio con altri 8 titoli che poi saranno stati assegnati, finali dalle 18.30, siamo stati tutti succubi di Mamma Rai che ci ha costretto a finire tardissimo allo stadio del nuoto e a tornare in albergo molto molto tardi, mi sono scusato anche durante le nostre dirette YouTube dal Vittoria Blin Blin, il buon ritiro della
Florenzia. Allora andiamo a vedere le batterie. 15 aprile 800 stile libero serie lente Pasquale Sanzullo, 200 misti Francesca Fresia, 200 misti maschile Cristian Mantegazza, 100 libero stile libero Chiara Tarantino, 100 stile libero campione del mondo Alessandro Miressi, 1500 la serie lenta la prima Silvia Ciccarella. E allora di qui andiamo a vedere poi quello che era successo nel terzo pomeriggio di finali. Allora andiamo a vedere andiamo a vedere i risultati della terza giornata, medaglie e quant'altro. Sono tantissime le foto, devo fare scorrere sul mio rullo per arrivare a darvi la situazione della terza andata. E dunque andiamo con i 100. Manca qualcosa perché non voglio dimenticarmi nulla. Allora, della seconda giornata, batterie, eccola qua. Questa qui è la situazione totale alla terza giornata. Cresce, come detto, l'Italia per Fukuoka. Decimo e undicesimo pass portati a casa per i campionati del mondo giapponesi in programma dal 23 al 30 luglio sull'isola di Kyushu. Li conquistano Sara Franceschi, 200 misti, Simona Quadarella nei 1500, la doppietta per le due azzurre, per cui entrambi ne portano a casa due. Sara Franceschi, dopo la qualificazione ottenuta nei 400 misti, c'entra quella dei 200 misti, dove stabilisce anche il record italiano, e la dedica al papà allenatore Stefano e a tutta la sua famiglia. Sara, portacolore di fiamme gialli, nuota tesserata per la Livorno Aquatis, già primatista italiana cadette, 2:11:98, si afferma con un grande 2:10:05 che sgretola di fatto il record italiano assoluto precedente, che era di 2:10:25, che Ilaria Cosinato aveva da parte sua notato l'8 agosto 2018 negli europei di Glasgow. Cercavo questo record italiano da un po', commenta, stavo lì ad un centesimo e oggi è andata alla grandissima. Chiudo qui i miei assoluti nelle gare individuali con l'auspicio di poter al momento poi andare ad affrontare i mondiali da assoluta protagonista. Adesso ho fiducia in me stessa, grandi consapevolezze, spero di mantenermi così fino al tempo delle Olimpiadi di Parigi. Simona Quadarella, dopo il pass negli 800, strappa anche quello nei solo suoi 1500, che vince in 15:53:29, abbondantemente sotto il 15:57:00 chiesto dalla federazione. Ultimamente i 1500 mi avevano creato, a chi non lo possono creare dico, qualche problema, dice la campionessa europea di 1500-800 a Roma 2022, allenata da Cristian Minotti per il ciclo canottiere Aniene. Ho nuotato il tempo degli europei e sono felicissima, sta andando tutto bene secondo i miei e i nostri programmi, sono contenta, era importante ottenere subito il pass per i mondiali, ci siamo tolti il dente felicemente subito. Gregorio Paltrinieri invece non riesce, strano, a staccare subito il biglietto negli 800 stile libero, vince la prima serie 7:46:47, ma si ferma 2,5 secondi dal tempo limite richiesto, 7:44:00. Il campione del mondo dei 1500 d'Europa e degli 800, nonché vincitore di tutto in carriera, non ne fa attualmente un problema. Sono contento perché è difficile gareggiare in primavera quando la condizione è lontana dall'essere la migliore, avvicinare tempi limiti così bassi. Il 7:46 è davvero un buon tempo, dice l'azzurro di fiamme oro e copernuoto allenato da Fabrizio Antonelli. Preparare 800 a 10 km non è semplice, oggi forse è mancata un po' di velocità, ma sono ottimista per l'estate, dico, il rimando per il Sette Colli di Roma, ultimo appello. Deve aspettare anche la velocità. Chiara Tarantino e Alessandro Miressi vincono, sì, con autorità rispettiva e 100 stile libero, ma senza centrare il tabellare richiesto. Chiara Tarantino, allenato da Borgia per le fiamme gialle in sport Rone Rosso, vince con 54:40
Alessandro Midessi, seguito da Satta per Fiamme Oro e Torino, vince in 48 e 61. Per Fukuoka servivano rispettivamente 53 e 61 per la ragazza, 48 e 34 per il nostro campione. Vince senza essere pienamente soddisfatto anche Alberto Razzetti, anche lui seguito da Franceschi per le Fiamme Gialle Genova Nuoto My Sport. Vittoria nei 200 misti 1:58 e 48 dopo aver conquistato già il pass di dato nei 200 farfalle. Nella chiusura dedicata alla 4% mista con le ragazze della Fiamme Gialle che stabiliscono il record italiano di club 3:59 e 37 brave, migliorando il precedente di 3:59 e 85 che già apparteneva al team, migliorando dall'11 aprile dello scorso anno nuotato sempre in quel diriccione. Le quattro nuove primatiste sono Silvia Scalia, Arianna Castiglione, Anita Bottazzo, Chiara Tarantino. La 4% maschile del gruppo sportivo delle Fiamme Oro 3, 34 e 68. E andiamo dunque a vedere le finali della terza giornata, gara per gara. 800 stil libero Gregorio Paltrinieri 7:46-47, Lamberti e Luca De Tullio. 200 misti junior, attenzione a questa ragazzina, gli do ancora un anno ma forse arriva prima, Giulia Pascareano 2007, credo di 2007 ne averne viste al massimo due o tre in tutti gli starting di Riccione. Dunque vince 200 misti junior 2:20 e 30, seconda la Via Cava 2:20 e 31, vince di un centesimo ma vince, come dice Paolo Caselli, vinci di poco ma vinci, e lei vince. Angelica Guerra 2:20 e 54, 200 misti Sara Franceschi che vince l'oro nei 200 misti, per cui ci va una bella medaglia di d'oro qua. 2:10.05 record italiano, qualificata per Fukuoka 2023, seconda la Gastaldi, terza la Pirovano. Parco Balli, Gambini e Venini vincono i 200, i primi tre dei 200 misti junior, dove il secondo Gabriele Gambini è aretino. Chimera Nuoto 2:05.96, 200 misti Alberto Razzetti 1:58.48, Genova Nuoto My Sport secondo Mantegazzo, terzo Glessi, 100 stile libero junior Stevanato, Sant'Ambrogio Viola Petrini al femminile, Petrini ragazza della Virtus Buon Convento, 100 stile libero Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci terza, 100 stile libero junior Chiaversoli, Ballarati, Ragaini. La prima serie invece, Miressi, medaglia d'oro, Leonardo De Plano, medaglia d'argento, Giovanni Carrara, medaglia di bronzo. Nei 1500, come detto, stacca il pass per Fukuoka, Simona Quadarella, 15:53.29, seconda, medaglia d'argento, Ginevra Taddeucci, Fiamme Oro, Napoli, ma lei di Lastra Signa, per cui una delle nostre 16:14.09, terza la Sinisi, 4% mista, gruppo sportivo Fiamme Oro, 3:34.68, Stefani, Cerasuolo, Ceccon, Alessandro Midessi, ma chi li piglia? Seconda, le Fiamme Gialle, terzo, l'Esercito, 4% mista, femminile, Fiamme Gialle Nuoto, 3:59.37, record italiano di società Scalia, Castiglioni, Bottazzo, Tarantino. Secondo i Carabinieri 4:01.08, terzo Centro Sportivo Fiamme Oro 4:01.48. I mondiali dunque salgono di altre due tabelle conquistate. E allora da qui andiamo alla quarta giornata di domenica, andiamo a dunque prendere tutto quello che è il da noi il pubblicato, vediamo le finali della quarta giornata, andiamo a prendere le batterie della quarta giornata, batterie e poi le finali. E allora andiamo a vedere che cosa successe a Riccione. La quarta giornata di domenica parlerà Marco Marsili, che ci diceva
contento assoluto. Adesso i campionati per noi iniziano ora. Lunedì va a mettere un ragazzo al terzo posto della sua specialità. E allora andiamo a vedere noi dove ce l'avamo lasciati per andare a raccontarvi la quarta giornata con Federica Pellegrini, poi dedicata a migliaia di firme. A Federica, abbracciandola di là dal vetro, gli ho detto: visto questo bagno di folla, entusiasmo per te alle stelle, devi fare solo una cosa: prendere il microfono, vai dallo speaker, annunci che hai deciso di tornare a nuotare 200 stile libero nella vicina Parigi, poi davvero ti ritiri, sarebbe scoppiato il finimondo. Mi ha sorriso, ci siamo stretti la mano e gli ho augurato le migliori, assolutamente le migliori cose. Andiamo a vedere dunque quello che è successo. Ora qui ho fatto un mischione tra la terza e la quarta giornata, e allora devo andare a fare così. Allora intanto facciamo che mandiamo Marco Marsili la mattina, la dichiarazione: i campionati iniziano adesso. Idronsport Campi Bisenzio, la palla passa Enrico Milano, io torno tra qualche secondo. Allora, ritroviamo dopo un anno Marco Marsili, Idronsport Campi Bisenzio, ben ritrovato, come vanno le cose? Ciao, tutto bene. Allora, manca qualche acuto, benissimo a livello giovanile per le gare lunghe, sì, con la, se non sbaglio, la Lenzi e la Biagi. Sì, ai criteri, sia con i maschi che con le femmine abbiamo preso 15 medaglie. Quindi perfetto, meglio di, così non si può. Nell'italiano di fondo, Lenzi oro, Juniores e su isola bronzo. Esattamente. E anche le altre hanno fatto una buona gara. Avete riassorbito l'Anna Chiara Mascolo? No. No, è andata direttamente nei Carabinieri. L'Anna è Carabinieri e nuota con Palchetti alla Rana. È nuota con Palchetti, mi avevano detto che era... No. No, va bene, ok. No, anche i migliori errano. Manca qualcosa da Martelli 13 e Compagnia Cantante. Cominciano stamani, le gare vere cominciano stamattina, vediamo che succede. E la 4x2 ieri sera, che è la prima gara, è andata benissimo, record assoluto toscano. Ottavo posto, vero? Sì. Ottavo, 13 la Rari, settimo, tredicesimo la Rari, quindicesimo che Chimera Arezzo. Sì. Sì. Perfetto, per cui, bene. Allora cosa dirti? Auguri per il viatico, ci rivediamo l'ultimo giorno per fare il bilancio totale in casa Idron, ok? Grazie, buoni campionati. Ciao. Ciao, Marco 13, ospite di Canale 96, linea allo studio. Allora, torno e ringrazio Marco Marsili, poi vedremo di recuperarlo perché stavo festeggiando con i ragazzi guardando il tabellone per la classifica squadre. Marco era lì accanto a 50 metri che festeggiava il suo ragazzo con la medaglia di bronzo. Poi mi volto, lui non c'è più, ovviamente sarà scappato nello spogliatoio per stappare lo spumante, e allora volevo fargli i complimenti in diretta, ringraziarlo per la sua solita squisita gentilezza nei nostri confronti, anche per festeggiare con un'intervista sia pur telefonica la medaglia del suo ragazzo. Se sarà possibile durante la trasmissione proveremo a richiamarlo. Allora, quarta giornata, 16 aprile, le batterie, Federico Burdisso vince i 100, Farfalla, Francesca Pasquino il 100 dorso femminile, i 200 Lorenzo Mora che vince la batteria del mattino, ma poi nella finale del pomeriggio Restivo era arrivato quarto a controllare tutto di soppiatto. Nel pomeriggio vedremo quello che succederà, per cui la batteria del mattino pro Lorenzo Mora, 200 Farfalla Antonella Crispino, 200 Rana Edoardo Giorgetti, 50 stile libero. Attenzione a questo nome nuovo, la ragazza Sara Curtis del team Dimensione Nuoto, che vince la batteria dei 50 stile libero e poi vincerà la finale. 200 stile libero, Marco De Tullio. E allora andiamo a vedere quello che poi sarà successo nella giornata delle finali di domenica. Andiamo a vedere, eccolo qua, la foto che poi troverete pubblicata da Enrico Milano vi farà vedere Doc Matteo Restivo, ottavo titolo dei 200 dorso, che per adesso è
sempre e soltanto roba sua. E allora salgono a 12 i passe mondiali, 10 gli atleti qualificati per Fukuoka 2023, si aggiunge il dottore, c'è anche una foto con la bandana giapponese come ultimo dei samurai, Matteo Restivo si aggiunge ai 9 azzurri, 11 pass già qualificate nelle prime 3 giornate precedenti che hanno registrato anche 3 record italiano, quello individuale di Sara Franceschi, 200 misti, quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4% e della Fiamme Gialla nella 4% miste. Stavolta tocca al dottor Doc Matteo Restivo, Carabinieri, bisogna trattarlo, il ragazzo di assoluto riguardo, che vince ancora il 200 dorso, 1.56.96, inferiore all'1.57.50 richiesta dalla tabella A, e stacca il biglietto per Fukuoka. C'era veramente tanto dentro questa gara, ricorda il primatista italiano dei 200 in vasca lunga, 1.56.29, notato all'epoca del bronzo a sorpresissima di Glasgow l'8 agosto 2018, allenato da Paolo Palchetti per Carabinieri e da Renato Florenza. Era un po' di tempo che non nuotavo così bene, sgombro da qualsiasi tentennamento e pensiero. Ho attraversato momenti non felici, per dubbi avuti dopo un'annata, il 2022 non è andata alla grande. Adesso, dopo essermi posto una domanda, ma che faccio qui? Continuo o vado in finale e vinco? Vado in finale e vinco, così ha detto. Adesso sono davvero galvanizzato e grato alle persone che mi hanno sempre dimostrato affetto in questo periodo. È faticoso mantenere sport e studio, ho finito da poco un master di secondo livello, la mia è una storia di chi con il sacrificio è riuscito a coniugare sport e studio al meglio, conclude l'azzurro laureato in medicina e chirurgia, il primo sportivo italiano, devo citarlo, ad essersi vaccinato per quel problema tecnico. Nei 200 stile libero nessuno è completamente soddisfatto, Marco De Tullio perché ha vinto soltanto 1.47.13 che non gli basta per qualificarsi ai mondiali anche in questa distanza, è già a Fukuoka con il pass dei 400 stile libero, il primatista italiano Meglia a cui manca un po' di carica polmonare è terzo, 1.47.82, lontano dai limiti richiesti, 1.46.26 per il primo, 1.45.80 per il secondo, anche dal suo record assoluto 1.45.67, 3 buone vasche, il finale è un pochino arrampicato. Thomas Ceccon secondo nella finale B, 1.49.44 dietro ad Alessio Proietti Colonna, il tempo non mi soddisfa proprio, dice Marco De Tullio, argento con la 4x200 e quarto nella gara individuale degli Europei di Roma 2022, allenato da Minotti per Ranieri, la nota positiva è che sono riuscito a confermare il titolo sia nei 200 che nei 400. La sensazione al mattino era migliore. La donna copertina, come detto, attenzione alla scricciolina, la sedicenne Sara Curtis, che dopo un'ottima batteria mattutina, dopo aveva corso col suo primato personale 25-23, vince la finale dei 50 stile libero con il record italiano cadette 25-14, conquistando il primo titolo assoluto in carriera, sorride di gioia la neoprimatista giovanile di Cuneo, tifoso del Torino, tesserata per il team Dimensione Nuoto, preparata da Thomas Maggiore, bronzo agli Euro Junior di Otapeni nel 2022. Mi ispiro, ha detto a fine gara, al campione Marco Orsi per la sua umiltà, ammiro Thomas Ceccon per le sue prestazioni, sono felicissima per questo titolo che arriva prima del previsto, racconta con tanto entusiasmo la giovane azzurra iscritta all'Istituto Tecnico Economico e Turistico di Savigliano. E pertanto, da bambina sognava di diventare una campionessa di nuoto, ora è la sesta performer italiana all time, ex aequo con Nicoletta Ruberti. Forse per lei è davvero cominciata una grandissima e bellissima carriera. Precedente record nazionale cadetta era di Giorgia Biondani, nuotato sempre a Riccione. Campionato assoluto da incorniciare anche per Anita Gastaldi, ventenne del nuoto Torino, allenata da Fabrizio Clary, che nel 100 dorso vince il primo titolo assoluto in carriera, stabilendo il record personale 1.00.92
permettendo alla 4% mista di qualificarsi a sua volta per i mondiali. Un assoluto da ricordare per me, dice Anita, questa è una ciliegina sulla torta, non mi aspettavo questo successo in una distanza che non ritengo prettamente mia. Chiusura di sessione con il risultato dello sfioro del record italiano in società da parte dei carabinieri, staffetta 4x200 stile libero che vincono 8:01:37, si fermano con disperazione di tutte le ragazze, mani nei capelli, attendendo l'ultima che toccava la piastra, a 35 centesimi dal record dell'Aniene 8:01:02 nuotato nel 2005. Le staffettiste comunque soddisfatte e sorridenti poi che si abbracciano sono Giulia Di Innocenzo, Paola Biagioli, medaglia toscana, Linda Caponi, medaglia toscana, Anna Chiara Mascolo, medaglia toscana. Dunque, questo è il resumé, le finali della quarta giornata, poi passeremo all'ultima, 100 Farfalla Junior, Daniele Momoni, Alan Vergine, Alfonso Dalla Morte, 100 Farfalla Maschili, Federico Burdisio, Piero Codia, Cristian Ferraro, 100 Dorso Junior, Benedetta Scalise, Arianna Tava, Caterina Sant'Ambrogio, 100 Dorso, Anita Gastaldi, Francesca Pasquino, Federico Toma, 100 Dorso Junior, Lazzari, Rose Romagnoli, 200 Dorso, eccolo là, Doc, Dottor, tutto suo, 200 Dorso è roba, perlomeno fino a Parigi crediamo, forza Matteo, è solo roba sua. E sarebbe bello portarli tutti e due insieme a Mora nella finale, vedremo chi dei due saprà resistere a questi massimi livelli fino alla prossima Olimpiade. Matteo Restivo, Florenzia Carabinieri, 1:56:96 qualificato per Fukuoka 2023. Lorenzo Mora, secondo, Francesco Lazzari, terzo, 200 Farfalla Junior, Asia Salvato, Monica Irpinia, Giulia Zambelli, 200 Farfalla, prima serie femminile, Cusinato, Crispino Polieri, 200 Rana Junior, Foschini, Donghia, Carratù, 200 Rana Maschile, Giorgetti, Fusco, Saladini, 50 Libero Junior, Ciabat, Gusperti, Dalla Corte, 50 Stile Libero, suonano le trombe, primo titolo per Sara Curtis, seconda Costanza Cocconcelli, terza Silvia Di Pietro, 200 Stile Libero Junior, Mao, Barbotti e Ballarati, 200 Stile Libero Maschile, Marco De Tullio, secondo Matteo Ciampi, argento, toscano, terzo Filippo Medi, Carabinieri Florenzia, bronzo toscano, 4x200 stile libero femminile, oro ai Carabinieri, 3 sono medaglie d'oro toscane di Innocenzo che nuota la prima frazione, poi le nostre 3, Paola Biagioli che rafforza, Linda Caponi che trascina, chiude Anna Chiara Mascolo con distanza siderale sulla seconda, il centro sportivo Esercito sulla terza, il circolo canottieri Aniene. Allora andiamo a vedere di domenica, fine quarta giornata, qual era la lista dei qualificati per Fukuoka. Quadarella 800 stile libero e 1500 stile libero, due passe per lei. Marco De Tullio 400 stile libero, Lisa Angiolini, Virtus Buonconvento 100 rana, Alberto Razzetti 200 farfalla, Sara Franceschi 400 misti e 200 misti, due passe per la nostra livornese. Leonardo De Plano, fiorentino, uno di noi, 50 stile libero, Thomas Ceccon 100 dorso, Federico Poggio, Imola nuoto fiamme azzurre 100 rana, Niccolò Marchinenghi 100 rana, Matteo Doc Dottor Restivo Carabinieri Florenza 200 dorso, poi le staffette 4% mista maschile e femminile. Noi andiamo a voltare pagina perché andiamo a cercare a questo punto la giornata finale, batterie e finali della giornata conclusiva che poi andrà alla conclusione delle 5 giornate con poi ovviamente stendere il consuntivo finale. Intanto sto facendo scorrere le foto che poi vedrete ovviamente pubblicate da Enrico Milano nel nostro speciale giornata dopo giornata, e allora andiamo a vedere, a cercare i riscontri tecnici dell'ultima giornata, le batterie del mattino, le finali del
pomeriggio, intanto rivedo volentieri la faccia sorridente di Matteo Restivo, le batterie della quinta giornata. Andiamo a vedere quello che era successo. 50 rana femminile, Benedetta Pilato, la protetta di Paolo Caselli che stravede per lei. Poi nel 50 rana maschile, Simone Cerasuolo, 400 stile libero, Simona Quadarella, 400 misti per Andrea Matteazzi, 200 dorso femminile, Margherita Panziera, 1500 stile libero femminile, maschile, la serie lenta, Andrea Manzi, 50 farfalla femminile, Silvia Di Pietro, e con il pari merito con Viola Scotto Di Carlo. Le finali erano ubicate per le ore 17 e allora non ci resta altro che proseguire nello scansione dell'articolo pubblicato interamente sulle pagine www.fidenzeviolasupersportlive.it.com. Ringrazio sempre Deep Blue Media per le foto credit che ci sono state donate, che citiamo assolutissimamente sempre. E allora andiamo a vedere quello che è gli ultimi risultati dell'ultima giornata. Allora, le finali con i 50 rana junior femminili, Mia Franco, Lisa Lucchesi, Tirrenica Nuoto, Ginevra Licignano. 50 rana femminili, Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro. 50 rana junior, Alessandro Borsato, Dario Romani, Lorenzo Giordano. 50 rana maschile, Nicco Martinenghi, Simone Cerasuolo, Federico Poggio. 400 stile libero junior, altro successo di Eva Lenzi, Idronsport Campi Bisenzio, 4:16 e 51, seconda Vicanò, terza da Terlizzi. 400 stile libero femminile, Quadarella, Cesarano, L'Antonietta, Ramatelli terza. 400 misti maschile, Alberto Razzetti, Pier Andrea Matteazzi. Eccola, il bronzo dell'Idronsport Campi Bisenzio, Samuele Martelli, 4:19 e 07, che ha sempre navigato nella terza posizione, era calato in quarta, ha recuperato per i due ultimi rush, si piazza al terzo posto e fa festa l'Idronsport Campi Bisenzio per perlomeno la prima squadra. 200 dorso junior, Gorlier, Brebbia, Frasca. 200 dorso femminile, Margherita Panziera, altra medaglia d'argento questa volta di Carlotta Toni, che risorge campionato italiano così così di Carlotta, che però porta a casa l'argento per l'esercito e per la Florenzia Brava. Un bacio anche a lei, è arrivata una rosa che come per la Biagioli è sbocciata al momento giusto. 1500 stile libero, Paltrinieri che fa gara a sé sotto i 15, 14, 49, 02 secondo il figlio d'arte Matteo Lamberti, 15:05:40, terzo Ivan Giovannoni, 15:08:05. 50 farfalla junior, eccola di nuovo la medaglia di Sara Curtis, 27:55. Viola Petrini junior che vince la gara, che si piazza al secondo posto del Virtus Buon Convento, per cui bel piazzamento della Pietrini. Virtus Buon Convento, dateci ancora un anno e la Virtus Buon Convento potrebbe recitare il prossimo anno nel campionato italiano a squadre. Coppa Caduti di Brema, purtroppo cassata quest'anno dalla federazione, ci riproporremo tutti. Florenzia, Idronsport Campi Bisenzio e la Virtus Buon Convento potrebbero recitare da qui a un anno. Grandi, grandi prestazioni. Terza Paola Borrelli, 50 farfalla femminile, Viola Scotto Di Carlo, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, 4% stile libero maschile, Centro Sportivo Fiamme Oro, Miressi, Frigo, Orsi e Ceccon, con il tempo di 47, dunque è un record italiano di società, 3:14:60 rispetto ai 3:14:61. Per un centesimo limano il record italiano, secondo le Fiamme Gialle, terzo l'esercito. E allora da qui concludiamo in bellezza la classifica delle società, dove a questo punto noi andiamo a prendere
il titolo di apertura proprio dedicato alle classifiche. Allora, per quanto riguarda le civili, Rari in Antres, Florenza quarta al femminile, sesta al maschile, 30 medaglie toscane, 9 ori, 11 argento e 10 bronzo. Dunque, andiamo a vedere anche quelli che sono le classifiche dove dovrebbe essere stato pubblicato tutto. Allora, vediamo dove sono finite, perché le ho pubblicate prima di cominciare questo speciale. Allora, andiamo a vedere dove siano mai finite. Adesso non le trovo. Allora, un rapido passaggio di fotografie e immagini da Riccione. Recupero le due classifiche finali società civili e sono subito da voi. Le classifiche finali, ringrazio il professor Fabrizio Berniani. Al femminile, le società civili, non i gruppi militari, vince il circolo canottiere Aniene, 259 punti, secondo in sport Rane Rosse 163,50, terzo Noto Azzurra 91 Bologna 133,50, quarta Rarinantes Florenzia 101. Dico che se la Biagiotti ci faceva anche solo due podi nelle gare dei 50 e 100, credo che la Rari sarebbe salita sul proscenio e avrebbe portato a casa la terza coppa. Quinto Team Veneto 70 e 50, sesto Imola Nuoto 62 e 50, poi troviamo l'Aurelia Roma 62, ottava la Livorno Aquatics 48, Team Dimensione Nuoto 44, Virtus Buonconvento decima al femminile 40, Napoli Nuoto 37, Time Limit 37, Rarinantes Torino 32 e 50, Acquaglia Torino 27 punti pari. Andiamo al trofeo e la classifica delle squadre società maschili civili, trionfo come non potrebbe non essere. Circolo Canottiere Aniene Roma 292, Imola Nuoto 135,50, in sport Rane Rosse 132, quarta l'Aurelia 115, Centro Nuoto Torino 94, la squadra maschile della Florenzia 74, in sesta posizione Team Gam Brescia 63,50, Montebelluna 45, Genova Nuoto MySport di Razzetti 39, Team Veneto 39, Livorno Aquatics 36,50, dodicesima la Leo Sport con 35 punti. Queste sono le classifiche finali. Adesso torniamo nella hall dello stadio del Nuoto di Riccione, perché vogliamo sentire le due determinazioni, due finali tecnici dei due amici ormai, Marco Menchinelli, nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, promosso a Firenze nell'ultimo trofeo Città di Firenze, e poi l'amico Cesare Buttini, che danno un voto e un senso a questi campionati italiani chiusi ieri sera in quel di Riccione. Poi torniamo, il voto per la Florenza del professor
Verniani. Allora, linea alla regia, Menchinelli e Butini per voi, per noi, per tutti. È finito tutto, 5 giorni meravigliosi, una bella avventura, tante belle notizie. Marco Menchinelli, responsabile del settore giovanile da Firenze, l'abbiamo conosciuto meno di un mese fa. Allora, a questo punto bisogna fare il consuntivo. Che consuntivo è? È un consuntivo decisamente positivo. I ragazzi hanno risposto anche meglio delle aspettative. Abbiamo una squadra, secondo me, molto numerosa, ma anche con delle punte interessanti. Qualitativamente parlando, sia il settore maschile che quello femminile ci ha dato delle belle soddisfazioni. Ora, barra dritta verso gli Euro Junior, e poi da lì formeremo la squadra per il Mondiale, che sarà a settembre, quindi è un tempo abbastanza lungo, però conto di avere ancora un aspetto positivo da parte degli atleti e delle società. Senti, di questi che andranno tra gli europei juniores e le gare giovanili, volendo guardare avanti un anno e mezzo, sì, chi pensi di poterci giocare due lire, due eurini in tasca su chi arriverà a Parigi? Io sono scaramantico, quindi non punto mai, anche perché se lo faccio in silenzio, casomai do una busta chiusa e ci metto il nome dentro, perché non voglio creare né aspettative né carichi di responsabilità. Ma a mio parere nel settore femminile ci sono un paio di situazioni interessanti, i maschi hanno una crescita più lunga, ma anche lì abbiamo due tre talenti che secondo me ci possono dare delle soddisfazioni. Posso chiederlo, sono un po' di parte, di casa Rari chi mi mette nell'obiettivo? Io vedo un movimento Rari molto interessante, non solo nelle atlete che si sono qualificate, ma anche in tutte le altre che hanno fatto molto bene. Ho visto delle bimbe del 2007 e del 2006 interessanti, quindi per il futuro la Rari sta facendo qualcosa di importante, quindi non solo l'alto livello, ma sta costruendo secondo me qualcosa che in Italia non è che ci siano tanti uguali da questo punto di vista, concentrati in una sola città. A volte hanno bisogno di aggregazioni per raggiungere grandi risultati, invece lì vedo un programma fatto a lunga scadenza, ma fatto con criterio. Marco, io ti lascio, ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti, ti ringrazio della tua disponibilità, fa sempre piacere. Buon lavoro e ci rivediamo Sette Colli, da Firenze il primo di maggio? Beh, forse il primo di maggio, non lo so, vado fuori con la famiglia probabilmente, visto che sono 20 giorni che non mi vedo. Ok, quindi, grazie mille, buon lavoro, grazie mille. Marco Menchinelli, ospite di Tele Firenze Viola, Super Sport. Ora abbiamo chiuso dal settore giovanile di Menchinelli alla prima squadra Cesare Butini, 5 giorni bellissimi, abbiamo anche perso il numero dei qualificati per Fukuoka, dovrebbero essere 12 in totale, perfetto, bene. Per cui che deduzione ne trai? Ma è stato un campionato ottimo, devo dire, forse qualche aspettativa in più potevamo averla da qualche punta, ma non possiamo pensare sempre che i nostri atleti, che ci hanno regalato tantissime emozioni negli ultimi anni, siano sempre, diciamo, all'altezza, perché ormai i tempi che vengono richiesti per qualificarsi sono tempi di alto livello. È pur vero che sono tempi, prestazioni che loro hanno ottenuto in altre situazioni, però non è facile tenerli sempre in questa condizione. Sono sicuro che comunque un campionato che ha dato ottime indicazioni anche in altri settori, tipo il settore giovanile, soprattutto anche con Sara Curtis, che ha vinto un titolo assoluto nei 50 stile, ma anche la giovane Scotto Di Carlo, che ha comunque vinto anche un titolo assoluto nei 50 delfino, ha dato una delle indicazioni nel settore femminile, dove abbiamo ottenuto 5 atlete sotto i 56 in una finale, quindi, anzi sotto i 55 scusate, in una finale. Sono indicazioni da farne tesoro, ma soprattutto a me è piaciuto anche l'ultimo dichiarazione da parte degli staffettisti della 4% stile delle Fiamme Oro, che hanno Miressi e Ceccone e Frigo, che saranno i componenti di una staffetta al mondiale, che hanno dichiarato appunto che saranno quelli che saranno i protagonisti al prossimo mondiale di Fukuoka. Questo è lo spirito giusto, e qualche volta anche non andare al massimo ci fa riflettere su quello che dobbiamo migliorare per poter mantenere questo trend positivo che ormai ci accompagna da tanti anni. Senti, ah sì, no, per, scusa.
contento di questo campionato, che ha dato di nuovo una sensazione dell'impegno delle società, che vado a ringraziare, e quindi è importante comunque pensare positivo. Ti chiedo un giudizio, estrapolo i soliti megli zazzeri, ma ci vuole uno, dottor Matteo Restivo, ottavo titolo nei 200 dorso, ci mettiamo anche quel bronzo di Glasgow, un ragazzo di una gentilezza, un rispetto, bravo, tutto te lo aspettavi ancora leggerissimo così, ha detto a Lorenzo Mora, ragazzo per un anno e mezzo ancora corro io, poi dopo si vedrà. Ma a me piace, l'ho già detto in altre occasioni, è stato un ragazzo eccezionale, un uomo eccezionale che coniuga nel modo migliore l'impegno nella vita, perché è dottore, sta impegnandosi nel fare una specializzazione, e l'impegno della sua passione che è il nuoto. Quindi va sicuramente riconosciuto il grande risultato contenuto, però anche Mora è andato vicinissimo al limite del mondiale, quindi anche lui è stata una prestazione importante. Eccoci qua, grazie ai due amici che non si negano mai ai nostri microfoni, alle telecamere. Sono veramente stupefatto di tutto, mi sento uno della famiglia. Ringrazio anche Marco Bonifazzi che aveva provveduto ieri alle premiazioni finali, era in gravissimo ritardo, è montato in macchina ed è scappato via. Però lui è un amico dai tempi della Fiorentina Noto Club, per cui è un'amicizia che mi porto negli anni. Torniamo in studio e lanciamo dal collegamento telefonico che abbiamo effettuato Fabrizio Verniani, che dà i voti alla Radinante Florenza, ai suoi ragazzi e anche in parte alla bontà di questi campionati di Riccione. Linea di nuovo alla regia con l'augurio che al Freccia Rossa di Roma arrivino tanti altri pass e che poi l'anno prossimo a Parigi il nuoto italiano possa continuare a stupire tutto e tutti. Linea alla regia. Siamo a fare il commento finale di questo specialone che ho deciso di fare al rientro da Riccione, e allora il voto finale, il commento finale non può che spettare al professor Paolo Verniani. Paolo Pacchetti, da una vita si ride, si scherza, ci si abbraccia, ma mai una virgola davanti a un qualche cosa di meccanico. Allora Fabrizio, ti do intanto grazie di essere con noi, ti rubo 5 minuti per chiudere la faccenda di Riccione. Tutto bene? Siete tornati bene? Siamo tornati bene, tutto a posto, siamo già rientrati al lavoro, sì, sì. Allora, poi come sentirete anche da Menchinelli e da Cesare Butini, abbiamo fatto una domanda lasciando da parte altre situazioni. Credo che possiamo dire che comanda l'ottavo titolo italiano consecutivo di Matteo Restivo sui 200 dorso. La esplosione di Matilda Biagiotti che prende la medaglia e poi un pochino si acquieta la grande prestazione della Radinante Florenzia, che si classifica al quarto posto al femminile, al sesto al maschile tra le società civili, con il reparto della medagliere toscano che taglia quota 30, 9 ori, 11 argenti, 10 bronzi, il consuntivo e il voto me lo dai te. Sì, allora è stato un bel campionato italiano, ovviamente, e ci sono stati dei bei risultati. Il voto direi buono, ovviamente quando ci sono tanti ragazzi, tanti partecipanti, c'è pure qualcosa magari che può non andare bene, no? E che magari ci aspettavamo un po' di più, però per esempio, riferendomi a Matilde Biagiotti, dove ha preso una stupenda medaglia nel 200 stile libero, però nei 100 stile e nei 50 è stato al di sotto delle attese, no? Ma questo è normale, cioè succede, perché è una ragazza giovane, deve fare esperienza e quindi ha bisogno, diciamo, anche di provare certe sensazioni, certe esperienze, capito? Per cui va bene così, dico, e mi unisco al tuo discorso che fila liscissimo. Due podi, due piazzamenti migliori nelle altre due gare, sicuramente la Rari saliva sul podio, tra le società si sarebbe inserita al terzo posto. Come lo vogliamo dipingere il meraviglioso quadro di Matteo Restivo? Restivo ha stupito un po' tanti, soprattutto ha chetato, diciamo, tutti quelli che dicevano che non avrebbe prolungato la sua carriera molto, proprio perché ha già una certa età, eccetera, eccetera.
Molti appunto avevano detto questo, considera che lui ha vinto il suo primo titolo nel 2017, sono passati 6 anni e rivince ancora. L'ha vinto all'età di 23 anni, adesso ne ha 29 e continua a vincere, questo credo sia qualcosa di eccezionale. Ok, e poi facciamo un consuntivo di squadra, quarto posto al femminile, sesto al maschile, se alcune cose, come detto la Matilde o eventualmente qualcun'altra arrivava a un podio in più, eravamo terzi, confermandoci come negli anni passati terzi a livello dell'ultimo campionato italiano a squadre a Riccione, 25 metri la bolgia della Coppa Caduti di Brema. È questo il nuovo posizionamento della Rari, a scompaginare qualsiasi altro confronto con le altre formazioni, addirittura scavalcando team dove nuotano e team dove sono chiamati team militari, e questo vuol dire tutto. Sì, ovviamente la Rari Nantes Florentia è cresciuta molto, quindi, e soprattutto si mantiene a un ottimo livello, perché come sai bene non è tanto arrivarci quanto mantenersi, perché poi ovviamente per stare a quei livelli lì bisogna fare prestazione su prestazione, e soprattutto bisogna far emergere giovani che possano inserirsi a livello assoluto, e qui abbiamo già visto, oltre alla Matilde Biagiotti, anche altri giovani che sono entrati, da Ruben Chiostri a Buglia, a Nicotra, alla Giannelli, insomma alla Vitali, per cui tanti ragazzi che sono entrati nella fascia assoluta, e questo ti dà il punteggio e tiene su il valore della squadra. E allora ti dispiace che la federazione in questa occasione abbia cassato la Coppa Caduti di Brema? Ci rivedremo il prossimo anno, dove questa Rari probabilmente in quella bolgia avrebbe potuto davvero dare l'assalto alle prime due, no? Perché saremmo partiti da terzi l'anno scorso, ad un passo dal secondo, con questa squadra, con i nuovi tasselli che sarebbero andati a completare le corsie, sicuramente avremmo potuto dare fastidio alle prime due. Beh sì, ovviamente le prime squadre sono degli squadroni da tempo molto migliori di noi, però insomma io direi che noi stiamo facendo i nostri passi, stiamo crescendo, ci stiamo organizzando sempre di più, e anche i big nostri mantengono un bel livello, quindi sono fiducioso insomma che il trend prosegua insomma. Allora io ti lascio, ti ringrazio, ringrazio voi tutti, siete per me una nuova famiglia. Mi ha fatto piacere essere con voi, un conto, come dice il mio compagno d'armi Caselli, un conto esserci e un conto non esserci, io ci sono stato, grazie al presidente Pieri e alla Rari per la nuova hospitality confermata, grazie dei tuoi contributi, grazie di quando te, Palchetti e tutti i ragazzi state facendo per il nuoto fiorentino toscano in visione anche italiana allargata. Ci rivediamo 30 aprile, 1 maggio, trofeo Città di Firenze, super affollato, sei riuscito a comprimere tutto? Sarà un problema, ci stiamo lavorando, speriamo di riuscire a prenderli tutti e di farceli entrare. Sì. Professor Vegnani, da Paolo Caselli che ti saluta dalla finestrina, da me, da Enrico Milano che ci ha seguito sempre dal remoto in questi giorni, grazie, buon lavoro, grazie, ci sentiamo presto, grazie, ti abbraccio e ti voglio bene. Grazie, arrivederci. Ok, e con questo torniamo in studio tra qualche minuto per i saluti. Allora ringraziamo anche il professor Vegnani, Paolo Palchetti, siamo stati accanto per 4 giorni, abbiamo riso, ci siamo abbracciati, ci siamo complimentati, ce la siamo raccontata, però Palchetti è uno che parla a tutti i suoi ragazzi, ma non parla alla stampa. Qualsiasi cosa di meccanico gli avvicini alla bocca a Palchetti, che è un amico con la A maiuscola. Auguri, perché anche lui ne ha passate qualcuna bruttina negli anni scorsi. Adesso parrebbe sulla via di aver superato qualsiasi tipo di problema fisico. Per cui lui non parla, ci si confida, ce la raccontiamo. Lui mi racconta tante cose che io cerco ovviamente di immagazzinare per capirne sempre di più. Per cui grazie alla Rari Nantes Florentia per l'ospitality, grazie ad Andrea Pieri, grazie ai ragazzi che mi hanno accolto tra di loro, ho conosciuto le nuove leve, ho palpitato per loro, ho esultato, ci siamo abbracciati. Nel parlare velocissimamente con Andrea Pieri di Matilde mi è scorsa anche una lacrimuccia, devo dirlo, perché il secondo posto, la medaglia d'argento, era una cosa
un botto completamente inaspettato. Peccato che poi la ragazza non abbia saputo cavalcare l'entusiasmo e si sia un pochino seducchiata, acquietata leggermente, se no sarebbe stato il terzo posto in classifica, ma lei va già agli europei. La carriera di Matilde è aperta e adesso non la ferma davvero più nessuno. Da Stefano Ballerini è tutto, grazie a Fin.it, grazie alla federazione, agli addetti stampa, in questo caso poi grazie a Enrico Milano che mi ha seguito, vi ha preso tutto dalle varie 5 giornate di Brescia, non di Milano, quelle di Brescia. Vi abbiamo fatto vi abbiamo voluto far rivedere tutte le immagini stampate nella nostra mente da quel diriccione. Spero vi abbia fatto piacere. Grazie a tutti, ci rivediamo domani mattina, ma rivedete Caselli, io sarò al circolo del tennis di Candelli quando mi avrete rivisto e rivisto nello speciale, per cui il primo input sarà per telefono per andare a fare commento con Paolino Caselli, che ha palpitato giorno giorno con me, lui a Firenze e io in quel diriccione. Grazie, cedo la linea alla regia, buon nuoto e buon sport a 360 gradi, solo e solamente su www.firenzeviolasupersportlive.it e .com. La linea torna alla regia, grazie, buon proseguimento.